Siamo qui oggi per parlare di diritti, nessuno ha il diritto di ridicolizzare questo nostro incontro. Qui non vedo né carnevalate né pagliacciate, ma persone che si confrontano sui diritti che sono un tema cruciale. Sono le parole della Presidente della Camera, Laura Boldrini, aprendo il Pride Palermo. Questa manifestazione, ha detto, si svolge in una città da millenni crocevia di popoli e culture, dove da sempre chi vi arriva trova accoglienza e inclusione, quindi arricchimento culturale. Questo sud che fa, come voglio dire, da cui parte un'iniziativa importante, questo sud che si fa strada nella promozione dei diritti, no? Questa immagine è bella, evocativa, non solo dal punto di vista geografico, ma anche da quello politico, politico e culturale. Ecco, il Pride LGBT nazionale si svolge quest'anno in una città, ma anche in una terra, in un'isola, da millenni crocevia di popoli e di culture. Chi arriva qui trova accoglienza e anche inclusione. E questo clima contribuisce a creare cosa? A creare contaminazione. Quindi arricchimento culturale. A Palermo anche il ministro per le pari opportunità, Josefa Idem, che annuncia: il mio intento è di proporre un disegno di legge sulle unioni civili, cosa che sempre più cittadini e cittadine chiedono giustamente. Beh, adesso per quanto riguarda il governo, nella prima volta nel 2007 già Giovanna Melandri e Barbara Pollastrini sono state presenti. E devo dire che sono molto, molto stupita di tutto questo stupore. Da quando ho preso in mano questa delega alle pari opportunità, mi sono sempre combattuta per dare i diritti alle persone che sono gay, che sono lesbiche, le persone LGBT, come si usa dire. Quindi mi sembra una naturale conseguenza di quello che ho fatto dall'inizio. Poi mi sembra che Palermo sia veramente molto sciolto, molto rilassato per quanto riguarda questo tema, a conferma del fatto che è una città estremamente civile, e quindi direi che hanno scelto il posto giusto per fare questo Pride nazionale. E accanto a Michele.